Conoscere il futuro, il piano di investimento aziendale, i costi, i ricavi e le vendite. Queste sono le richieste che gli operai di Atisale, azienda che gestisce la salina di Margherita di Savoia, dopo la fine della gestione dei monopoli dello Stato, hanno ribadito in uno sciopero di 2 ore per turno, fiancheggiati dalla rappresentanza sindacale unitaria, contro la dirigenza. Il personale sta rischiando tantissimo. Dal 2015 ad oggi praticamente il personale ha perso un potere di acquisto sul mercato di circa 4-5 mila euro. Perché? Perché il personale si è ridotto, è del premio di produzione, che è un premio annuale, è di un'indennità di articolo 32, che sarebbe la pausa pranzo, che sono soldi, e altre indennità che aveva. Quindi praticamente il rischio è che nel 2018 molti andranno a casa e molti non avranno lo stipendio. Insomma, i sindacati temono che fra qualche mese ci possano essere tagli al personale, timore che viene alimentato dal fatto che, a loro dire, non conoscono nessuna delle manovre economiche che l'azienda ha in programma. Il presidente del consiglio d'amministrazione, Giacomo Dalista Iti, in una nota scritta ha fatto sapere che il consiglio ha preso atto del sopravvenuto disallineamento rispetto alle previsioni del piano concordato, valutando tuttavia la permanenza delle condizioni di sostenibilità della proposta concordata stessa, sebbene in un quadro di incisive azioni volte al riequilibrio e al contenimento dei costi operativi, nonché al reperimento di risorse finanziarie extragestionali. Inoltre il Consiglio, prosegue la nota, ha deciso un rafforzamento dei piani di investimento nel periodo 2017-2022, finalizzato a garantire il presidio della comunità operativa dell'azienda, prevedendo circa 4 milioni di euro nel periodo considerato.